I lavori di costruzione della rotatoria lungo la statale 106 Ionica all'altezza dello svincolo tra Giovino e Viale Crotone a Catanzaro sono cominciati. Un intervento importante ed atteso, una rotatoria destinata a gestire un'importante mole di traffico proprio all'ingresso di Catanzaro Lido. In occasione della consegna dei lavori si è tenuta una conferenza nel corso della quale è stata illustrata l'importanza dell'opera in corso di realizzazione. Oggi vengono consegnati i lavori. Era un'opera strategica per la città, anche se ridotta come importo, diciamo, come finanziamento, però erano delle opere strategiche perché purtroppo gli incidenti su questa strada ce ne sono stati veramente tantissimi nel corso degli anni. Quindi mette in sicurezza la strada, ma soprattutto questo lavoro di sinergia con l'ANAS ha dato i suoi frutti nella città di Catanzaro. Vedi Ponte Morandi. Noi siamo partiti molto tempo prima che succedesse quel disastro a Genova, ma grazie alla disponibilità dell'ANAS, con il quale stiamo lavorando veramente benissimo. La realizzazione di questo progetto è secondo me un segno importante di attenzione per Catanzaro, per questa parte della città di Catanzaro, ma è anche una risposta a delle esigenze di sicurezza che secondo me sono imprescindibili e importanti. Nasce da una positiva sinergia con il Comune. Io sono arrivato qui poco più di 2 anni fa e la prima cosa di cui mi hanno parlato è proprio l'esigenza di questa rotatoria per disciplinare un traffico sempre maggiore con dei pericoli che sono insiti proprio alla conformazione della strada in questo punto. Per fortuna siamo riusciti a lavorare bene con il Comune, siamo arrivati a questo punto, io però sarò sereno e diciamo soddisfatto nel momento in cui vedrò l'opera completata.